Amici del Calcio Magazine, Cuore Nero Azzurri, un saluto e benvenuti a una nuova puntata di Tutto Inter. Oggi parliamo di mercato. La squadra nerazzurra si sta già muovendo per il mercato di giugno e in entrata si sta muovendo molto bene. Infatti, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni l'ufficialità dell'ingaggio di Jeremy Toulalan, centrocampista del Monaco che dovrebbe arrivare a parametro zero e dovrebbe firmare un contratto biennale. Oltre a Toulalan, l'Inter si sta muovendo anche in altri settori e si sta muovendo in attacco dove potrebbe arrivare André Pierre Gignac, attaccante svincolato dall'Olympique Marsiglia, anche se su Gignac Forte l'interesse anche della Dinamo Mosca. Capitolo Yaya Touré: il centrocampista del Manchester City eh, è ancora un obiettivo della squadra di Roberto Mancini, ma se dovesse arrivare un rinnovo con la squadra dei Citizens probabilmente rimarrà in Premier League, altrimenti la chance in pole position c'è proprio l'Inter. C'è da dire anche che l'Inter si sta muovendo anche su Stevan Jovetic, l'attaccante del Manchester City è chiuso da Geco e da Ghero, e questa situazione non gli sta, eh, non gli sta affatto bene. Dunque l'Inter sta cercando di capire se ci sono reali possibilità di portare l'ex giocatore della Fiorentina ad Appiano Gentile nella prossima stagione. Ma oltre alle entrate ci sono anche le uscite, e anche in questo settore l'Inter si sta muovendo. C'è da capire il, quante possibilità ci sono di trattenere Samir Andanovic. Infatti, il portiere sloveno che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i nerazzurri è molto cercato dalla Roma. Che potrebbe offrire eh, la possibilità di giocare alla Champions League, cosa che al momento l'Inter non può garantirgli. Ma oltre ad Andanovic ci sono anche da considerare le situazioni di Nemanja Vidic e Mauricardi, entrambi molto ricercati in Premier League. Vidic è un obiettivo del, del Liverpool, di Brendan Rodgers, ma anche del Manchester United, che sogna un ritorno romantico del difensore serbo. C'è da tenere in considerazione anche l'interesse del Besiktas, mentre Mauricardi, che non ha ancora rinnovato il suo contratto, ma dovrebbe Vari giorni la firma su un uh, accordo che lo legherà all'Inter fino al 2019 è sempre un obiettivo del Chelsea di José Mourinho e del Liverpool di Brendan Rodgers. Ma oltre ad acquisti e ci saranno anche da valutare i riscatti. Infatti in casa Inter molti giocatori arrivati in, eh, nel mercato di gennaio non sono ancora stati acquistati, ad esempio Davide Santon. Il terzino del Newcastle dovrebbe rimanere in azzurro, visto che alla decima presenza da titolare il suo riscatto sarà automatico. Mentre Lucas Podolski arrivato a gennaio dal, dall'Arsenal. Molto probabilmente non rimarrà in Nerazzurro, perché fino adesso ha deluso le aspettative. Vedremo come si muoverà Piero Ausilio, ma sicuramente il mercato Nerazzurro regalerà grandi colpi anche nel prossimo, nella prossima estate. E per oggi è tutto. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e appuntamenti alla prossima edizione di Tutto Inter.